Toscana, come nel resto del paese, dal 2007 al 2013 la crisi è andata via via aumentando. Il reddito delle famiglie si è ridotto del 14% e sono peggiorati anche gli indicatori occupazionali, con un tasso di disoccupazione generale al 9% e giovanile al 22%. Questi disarmanti dati dell'IRPET, che spiegano chiaramente il fenomeno che, contraendo il loro potere d'acquisto, porta le famiglie toscane a modificare i propri comportamenti nella vita di tutti i giorni. La crisi economica mondiale interferisce con molte dimensioni del benessere, tra cui la salute. I dati toscani su fumo, alcol, sedentarietà, uso di droghe sembrano indicare che la crisi incide maggiormente su alcuni gruppi della popolazione, spesso su quelli più fragili dal punto di vista socio-economico. Non mancano però eccezioni alla regola. Ci descrive nel dettaglio la situazione Francesco Cipriani, direttore dell'ARS. La crisi, così come in tutto il mondo, lavora sulla salute dei toscani, come degli italiani, ma nel mondo in generale, in più direzioni, a volte anche paradossali. In una fase iniziale, per esempio, migliorano alcune cose. Si usa meno la macchina, si usano più i mezzi pubblici, si va più a piedi e in bicicletta, migliora l'ambiente e migliora un po' l'attività fisica. Per esempio, diminuisce il consumo di sigarette nelle persone con minor reddito e quindi paradossalmente riduce, in questo caso sul fumo, le differenze sociali che invece con la crisi economica tendono a peggiorare. Per esempio con l'alcol invece, all'opposto, i consumatori eccessivi, quelli che abusano di alcol, sei bevute o più in un'unica volta, che è una misura di bere eccessivo, aumentano nei meno istruiti con la crisi, mentre i più istruiti diminuiscono questi problemi. Quindi agisce in direzioni varie. Per esempio anche il sovrappeso e l'obesità sono, l'aumento di sovrappeso e obesità che si verificava prima della crisi si è interrotto, ha rallentato questo aumento. E questo può essere un segno positivo ma anche negativo paradossalmente. Allora è positivo per la salute perché sovrappeso e obesità è una battaglia che stiamo conducendo, ma questo non si verifica nei meno istruiti. Si verifica soprattutto le persone che hanno più istruzione e più reddito, che hanno anche, continuano a fare più attività fisica, che era in aumento anche prima della crisi, ma i meno istruiti diminuiscono l'attività fisica. Quindi ci sono differenze di classe sociale che ci preoccupano e nell'immediato questi effetti protettivi positivi bisogna vederli nel lungo periodo. Quindi all'inizio sono segni positivi. Per esempio sulla dieta c'è una diminuzione del consumo di carne rossa. Bene, direi, brutto segno però, perché diminuire la carne rossa è una buona cosa dal punto di vista della salute, ma vuol dire che c'è qualcuno in sofferenza. Infatti diminuisce anche il consumo di pesce fresco e anche di frutta, guarda caso i prodotti più costosi, che sono anche però frutta e pesce, quelli che noi raccomandiamo per una corretta dieta. È evidente però che nel lungo periodo avremo effetti negativi, perché la dieta, se scorretta, dà i suoi effetti negativi dopo 10-20 anni. A livello psicologico i dati sono meno sicuri perché non abbiamo rilevazione sugli aspetti della felicità o della percezione delle persone. Abbiamo però il dato sul ricorso agli antidepressivi e agli ansiolitici che è in aumento. A dire la verità, questo aumento è antecedente alla crisi, è un aumento generalizzato, però sembra con la crisi aumentare. Qui non abbiamo informazione sulle differenze di istruzione e classe sociale, ma c'è ogni evidenza che i disoccupati e nelle persone che hanno problemi di lavoro questo dato è più forte. I suicidi lo dimostrano e i tentati suicidi, che era un fenomeno in diminuzione a livello della popolazione generale, durante la crisi questa diminuzione si è interrotta. Non è aumentata, ma si è interrotta. Da non sottovalutare anche gli effetti della crisi sui servizi sanitari. In Toscana si sono applicati sistemi di compartecipazione della spesa, modulati per capacità contributiva degli assistiti, tutelando così le fasce più deboli. L'ARS continua a monitorare l'impatto sociale e sanitario della crisi e l'efficacia delle politiche di contenimento della Regione Toscana.
Al momento abbiamo visto che la crisi sul ricorso ai servizi sanitari ha avuto un effetto, come atteso, a causa dei ticket, sulle prestazioni diagnostiche, sono diminuite, almeno quelli che vanno nel pubblico. Non sappiamo purtroppo cosa succede nel privato, perché non abbiamo i dati del privato. In generale quindi c'è una contrazione della domanda diagnostica, anche qui nel breve periodo potrebbe non essere un segno negativo, perché c'era in corso un eccesso di medicalizzazione e di esami. Alla lunga però potrebbe essere preoccupante, per esempio la riduzione che osserviamo, anche se non con dati specifici, però con informazione dai dentisti, della riduzione del numero di bambini che vanno a farsi curare preventivamente i denti, è un segno preoccupante alla lunga. Alla breve no, ma alla lunga sì. Non c'è invece al momento cambiamenti nello stato di salute, quello importante, cioè la mortalità, l'ospedalizzazione, l'accesso al pronto soccorso, che sono i nostri indicatori di gravi problemi. Quindi gravi problemi la crisi al momento non li sta dando, ma i gravi problemi non si vedono nell'immediato, si vedono nella lunga, nel lungo periodo. Quindi al momento non ci sono grosse variazioni. Anche se in modo non ancora evidente, per la domanda di salute e per gli stili di vita stanno dunque aumentando le differenze fra i diversi strati sociali della popolazione. Pur con qualche eccezione, risultano più svantaggiati i meno abbienti, meno svantaggiato chi ha più risorse economiche e culturali. Riguardo alla crisi che ci ha colpito, che ha, ripeto, per nell'arco di 3 anni ci sta togliendo il 10% delle risorse, che è tantissimo, in un mondo abituato a crescere al 2-3% l'anno, dobbiamo decrescere del 2-3% l'anno, tutta la riorganizzazione, quindi la rete ospedaliera, le casse della salute, i medici di famiglia, è tutta tesa a riorganizzarci al nostro interno, con molta fatica e con molte complicazioni, perché le riorganizzazioni non sono mai semplici in nessun mondo, per trovare quelle risorse e far sì che il cittadino se ne accorga il meno possibile di questo impatto. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Le notizie, peraltro, della legge di stabilità di questi giorni, discussione in Parlamento questi giorni, dicono che non ci sono ulteriori tagli, e anzi è stata scongiurata la ulteriore imposizione pesantissima dei ticket aggiuntivi dal 1° gennaio dell'anno prossimo.